Auto in fiamme nel cuore della notte scorsa in via Ranuzzi 22 nel quartiere Vallato di Fano. Sono da poco passate le 3.30 di ieri notte quando due scoppi ravvicinati svegliano alcuni condomini dello stabile. Sono, con tutta probabilità, le gomme di una Mitsubishi Pajero parcheggiata sotto gli appartamenti, completamente avvolta dalle fiamme. È l'auto di Silvi Silvio, proprietario dell'autofficina plurimarche in via dell'Abbazia. È lui stesso che, accortosi del rogo, ha avvisato i vigili del fuoco e iniziato le prime operazioni di spegnimento. La macchina è distrutta. Non c'è più nulla. No, è da buttare via. Poi ho fatto una verifica adesso, perché prima scottava, c'è del fuoco, eccetera. Aspettavo che si raffreddava, poi me l'hanno portata via, sono andato su nel deposito a vedere, ma non è recuperabile. Era nuova? Ho sbagliato tutto. Sì. No, è un vecchio Pajero, però era perfetto, un Pajero del 96. No, io la tenevo come una rosa al naso. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, anche gli uomini dell'arma dei carabinieri della caserma di Fano, che conducono in queste ore le indagini, coordinati dal comandante Falcucci, che dovranno fare chiarezza su chi e perché ha dato alle fiamme l'auto, ora sotto sequestro, di Silvi, il quale lui stesso non sa trovare una motivazione per un gesto simile. Io non ho dei problemi né di una settimana fa, né di un mese fa, né di qualche anno fa, con i miei clienti che ti ho riparato la macchina, non è rimasto contento, no? Proprio no. Gli extracomunitari li escludo, perché la mia officina è un'officina che lavora sulle macchine medio-alte di cilindrata, per loro il costo è troppo alto qui dentro, perciò li escludiamo, che io con quella gente lì non ci lavoro. In famiglia, con i parenti, meno che meno, non riesco a capacitarmi, capito? Io, secondo me, o è stato un atto vandalico o hanno sbagliato macchina.